Questa è la storia del principe abusivo, un uomo che ogni cuor sa rallegrare. La neve scenderà come ogni favola, e il cuore della principessa avrà. Saranno storie di sogni e di passione, e come sa ogni fiaba raccontare. La pioggia poi cadrà senza le nuvole, il grande sogno dell'amore realizzerà. Ho sognato mille favole, nel cuore solo musica. C'era una volta una principessa che faceva sognare il suo popolo. Era la nonna. Questi invece sono gli articoli di mamma. E questo è l'articolo su di me. Perché nessuno mi considera? Bella domanda. Ma dove si è cacciato? Ciambellano! Eccolo! Risponda. Maestà Altezza, non leggo giornaletti da parrucchiere, ma mi risulta che le principesse delle favole oggi siano state sostituite da trisette, soubrette e persino squallide escort. No! Le squallide mi sembra un termine un po' forte. Ciambellano, ci sono anche delle serie professioniste. Ma papà! Oh, scusami tesoro. Io non riesco a raccogliere tanto per la beneficenza, perché nessuno mi conosce. E allora sposa il principe Gareth, il principe del Belgio, così tutti i giorni sarai su quei giornalini gossip. Gioverebbe a tutto il principato. È permesso, maestà? Prego, principe, si accomodi. Salve, maestà. Oh, salve, principe Gareth, come va? Bene, grazie. Sua madre come tutto sta? Bene, grazie. Ho visto che ha accettato l'amicizia su Facebook. Bellissima donna. Mi tolga una curiosità. Ha per caso udito quello che ci siamo detti poc'anzi? No, non avevi potuto. E ho troppo peso dalla mia nuova invenzione. Principessa, questo è per te. Che cos'è? È l'eye specchio. Che cosa? È un mio brevetto, mi serve per sfondare nella new economy. Mettilo alla prova, fagli una domanda. Ma cosa posso chiedere ad uno specchio? Eh beh, è quello che chiederebbe una principessa. Dai qui. Eye specchio delle mie brame, dimmi chi è la più bella dei ame. Non posso dirti chi è la più bella, ma dopo si dice che io ci ecco. Un'interferenza in napoletano? Strano. Ingenuo? No, imbecille. Se lo sposo di sicuro finirò sui giornali di gossip, ma non ci faccio una bella figura. Dica un po', ciambellano, non avrebbe per caso un'idea per far crescere di popolarità mia figlia? Un'idea ci sarebbe. Sia preciso, ci sarebbe o c'è? C'è. Per portare oggi una principessa in prima pagina c'è un solo modo. La cosiddetta strategia della bella e la bestia. La principessa Letizia dovrà innamorarsi di un disoccupato, povero, ignorante, grezzo e volgare. Sua maestà si oppone e caccia il villano da corte, ma la principessa replica che l'amore va più del casato. È scontro a palazzo, gossip in Europa e in tutto il mondo. Risultato? Mesi di copertine sul matrimonio tra la principessa e il pezzente. Matrimonio con un pezzente? Ma siamo sicuri? Prima del matrimonio noi mandiamo una escort al pezzente. Ma dove la troviamo? Ci penso io. Con gli amici di Roma. Lo fotografiamo, principessa tradita, matrimonio annullato. Altre prime pagine. A questo punto Sua Altezza Letizia è celebre e ogni sua iniziativa benefica farà notizia. Che ne dite? Dell'escort? Vabbè. Io ci sto. Ah, bene. C'è solo un problema. E quale, Altezza? Dove lo trovo, un povero? O trova, o trova.
Proprio ieri mi è capitato di vedere un'intervista in TV. Luci Preno, dal paese più mal ridotto dell'Unione, la città più romantica e difficile, il quartiere più povero, l'abitante più miserabile, là c'è il nostro gioiello, De Biase Antonio. Signor De Biase, bene, ci parli un po' di lei. Buonasera, mi chiamo Antonio, ho perso il lavoro, sono andato dalla mia fidanzata, ho detto tesoro, ho perso il lavoro, mi ha risposto lei, ho perso pure la fidanzata. Un frate, coso. Va bene, ma voi napoletani avete simpatia, ironia. Su, signor Antonio, ci faccio una bella battuta allegra, divertente, comica. Vabbè, innanzitutto non ho capito perché mi state facendo tutte queste domande, però vi rispondo. Che vi devo dire? Perché noi napoletani siamo sempre divertenti e perché ci piace ogni tanto fare due risi. Due risi, cazzate, due risi, patate. Noi facciamo sempre due risi. Quando è stato ieri ho beccato il mio amico Pasquale. Ho detto, Pasquale, ti devo dare una notizia buona e un'altra cattiva. Ha detto lui, dammi prima la notizia buona. Pasquale, tieni 24 ore di vita. Ma risposta, questa notizia buona. E a cattivo qual è? Pasquale, che te sto cercando da ieri. Frate. Senta, signor Antonio, mi dica un po', ma lei adesso come vive? Io adesso vivo a scocco. A che? Vivo a scocco, cioè scrocco. Per esempio, che ti posso dirsi? Tengo fame, non tengo soldi e vado all'inaugurazione di una pizzeria e mi impizzo. Sono tutto sudato, vado all'inaugurazione di una profumeria e mi profumo. Mi servono le scarpe, vado al bowling. Ne sapete qualcosa? E vi prendo le scarpe, un frate. E quindi praticamente lei in questo momento è un disoccupato, in cerca di lavoro. No, io adesso che ti posso dirsi? Faccio la cavia. La che? La cavia. E inchiotto medicine, devo dire quelli che sono gli effetti collaterali. Solo che adesso non stanno chiamando solo a noi umani a fare le cavie. Stanno chiamando pure i topi. Cioè i topi hanno la fatica a noi, pure i topi. Mannaggia, guardate, non si capisce più niente in questo paese. E bene, i topi ti levano la fatica, le scimmie vincono Sanremo. Ma che stiamo combinando? No. Non voglio più rispondere alle domande, no, basta. Non se ne vada. Non sono abituato a rispondere alle domande. Mi gira la testa. Non se ne vada, signor Antonio. Ma che? Che succede? Sto facendo un giro po' palazzo. Io palazzo che sta facendo un giro attorno a me. Ma se non si sente bene, venga da questa parte. Chiamate l'ambulanza. Venga da questa parte. Venga. Che è successo, cuginetta mia? Perché piangi? Pubblicato un'altra foto con quella. Ma chi? Manuela su Facebook. Il tuo ex fidanzato. Ma quante volte dirti debbo che a questo non ci devi pensarci? Come te lo devo dirsi? Come te lo devo spiegarti? È un fatto che è naturale, non lo devi più pensarci. Lo capisci l'italiano? No. Antonio, ma io come faccio, Antonio? Io due cose amavo nella vita, a Manuel e il tip tap. E poi, all'improvviso il miracolo, Gloria Cicchi chiama me a Manuel nel music hall. Ultimi ballerini, 1:10 in scena, sto all'apice del successo, vendo frutta a domicilio al ritmo di tip tap e che succede? Becco Manuel a letto con Gloria Cicchi. E mi cacciano dal musical. Mamma mia, cuginetta mia, sembra la stessa storia, racconti. Niente di meno, il segreto in confronto a te è in due puntate mancanti. Va bene, pensiamo al lavoro.
A proposito, ti volevo dire che ti è arrivata questa busta chiusa. Da un lato. Aperta dall'altro. Chissà cosa ci sarà scritto, chissà. È una proposta di lavoro, Antò. È una grossa casa farmaceutica che ha saputo che tu sei brava a fare la cavia. Ma vedo un biglietto aereo. È perché devi partire, non è a Napoli. E come faccio a partire che lasci solamente a voi qua? No, tu non ti preoccupi, noi, Antò. Ma ci stanno soldi. Assai. Uè, fatta saluta. Buenos Aires. Mi posso sedere, sedare, cioè posso sedarmi, cioè posso sedarmi, posso settare, cioè sì, prego, posso sì, sgranocciarmi con le gambe, così mi metto qua. Si accomodi. Mamma mia, e chi l'ha mai visto una gamba senza peli? E chi l'ha vista mai? Voi siete spilata, non tenete peli. Brava, brava, mamma mia. E niente, facciamo quattro chiacchiere così per farci un po' di conoscenza. Quattro chiacchiere, ufrada, cosa. E niente, parlo io. Niente, stavo all'aeroporto quando a un certo punto sono entrato all'aeroporto e mi sono perso all'aeroporto. Quando a un certo punto ho trovato un signore, scusate, dove sta l'uscita? E lui mi risponde, gate? Sì, dico, dove si trova l'uscita? E lui dice, gate? Dove si trova l'uscita? Dico io, lui dice, gate! È uscita! E sono stato così tre giorni chiuso nell'aeroporto. No, non è vero, era per fare una battuta, risata. E niente, poi a un certo punto dovevo passare dove stava il cecchino. Dove si porta la valigia? Dove sta il cecchino? Dove porta la valigia? Dove stava il cecchino? Il cecchino ha visto la valigia e ha detto, ma cos'è la valigia di un lungo viaggio? Ho detto, scusa, non ho captato. Ha detto, no, io sono un fan di Cuglio. Ho detto, vabbè, allora io ti mando. Per chi non ha capito, affanculo. O trova sempre che è un po' distratto, frate, cosa, frate. Ed ecco qua, e adesso ti porto la bozza, la porto sulle gambe. Capelliera? Capelliera? Un bel lavoro, cappelliera, bravo. Io tenevo mia zia che faceva le borse, era borsiera, e mia nipote fa i guanti e guantiera. Ma cosa ha capito? Il bagaglio va nella cappelliera, il vano sopra la sua testa. Ah, ecco. Non avevo capito, parlate italiano tricolore, scusate, si chiama vano perché le valigie vanno qua dentro, è italiano potabile, scusate. Scusi, ma lei non ha mai preso un aereo? Sì, una volta l'ho preso, ma poi l'ho portato indietro perché non sapevo dove metterlo. Tengo il boxer piccolino, è un boxer, diciamo, non è proprio un boxer, è un perizoma, diciamo, è piccolino, battuto, cosa. E niente, ma almeno posso sapere come ti chiami, cioè posso sapere, what's, hai un name? Sorry? No, dico, our name is it, hai un nickname? Ce l'hai un nickname? Ce l'hai una password? Ce l'hai una password? Guaglio, ma come ti chiami? Giada. Ah, già dai tempi che ti avevo visto qua mi è venuto un pensiero, ho detto, se il Signore ha voluto che io e te stettimo seduti vicino, perché vogliamo litigare con il Signore, Dio grande? Signore. Signore, ma state rispondendo a me? Signore, mi scusi? Ma come mi scusi? Sono io che mi devo scusare per tutti gli sperleffi che ho fatto. Signore grande! Mi perdoni, signore, io ma voglio... Ma signore, io che mi devo far perdonare! Tu sei grosso, signore! Signore, mi ascolti per cortesia? Ma sono io che dico, ascolta ciò, signore!
tu sei un moruna! Ma che sta... Un moruna! Signore, ma con chi sta parlando, signore? Signore, sto parlando con te! Oddio santo! Dio, che c'è? Pure tuo padre, tutti quanti per me! Signore, mi ascolti, si giri! Ma no, la supplico, sto parlando con ma lei, come, si giri! Ma come? Sono mi qui. Devo vaccinare, allora? Certo, e sono tu qui! Tu c'è il dono dell'obliquità! Signore, dove sei? Sono qui, signore, dove si giri! Qua? Eccomi qua! Ma sei scemo! Ma che ho fatto? Ti metti a fare l'imitazione di Gesù! Ma che se non è normale! Ma che faccio l'imitazione? Ma non si fa l'imitazione di Gesù! Faccio l'imitazione di Gesù! Ma come fare normale, si mette a fare l'imitazione di Gesù! Oddio santo! E che c'entra, ma lo metti di nuovo in mezzo! Senta, comunque, questo posto è occupato, eh! E infatti sono assaltati! 1-0 per me! Ma che è 1-0 per lei? Che c'entra lei? Questo posto è occupato da me! Lo vuoi consiglio? Vuoi consiglio da me? Certo! Allora, vatti a fare un bel giro nell'aereo, vai, prendi un po' di aria, vai! Sì, così, nell'aereo solo! Bravo, te fai un aereo solo! Battuta, poi, senta, poi. Io non voglio nervosirmi, questo posto è mio ed è occupato. Al cecchino mi hanno assegnato questo posto. Oh, cecchino non ha proprio perché io tengo il cavo cecchino. Nemmeno al cecchino. Non me ne ha proprio. Allora, ma fai nervosì. Non me ne ha proprio. Chissà, oh, cecchino. Senta, mi hai detto niente di sopra. Allora, ti posso dire. Allora, fai una cosa. Guarda, questa è il biglietto, giocatelo 7:22. Vai, giocati questo biglietto. Ma che c'entra il lotto? Ecco, guardi, appunto, è 2D. Questo invece è 3D, scusi. È 3D? Certo. È da migliorare, è 3D. No. Ah, com'è bello, mamma mia. Com'è grande questo 3D. Tutto grande con questo 3D. Mamma mia. E come sono grande questi popcorn che fanno in questo... Senta, non siamo al cinema, mi ridia gli occhiali. Allora, le faccio capire. Sì. 1D, 2D, 3D e 4D. E tu sei un povero D, va bene? Non ne parliamo più. Ci sono dei problemi? Eh sì, il signore qui ha preso il mio posto e non vuole spostarsi. Sei uno spione, spione, bamboccione, mucusa. Se fa, è stato lui, è stato lui. Allora, scusate, signora travestita da Moscerì. Io ho trovato il posto libero vicino alla sezione di Battipaglia. Ho detto, finalmente ho trovato un posto libero. Ma che mi dà una botta? Non ho capito? Mi dà una botta? Ma perché non posso stare seduto qua? Mi faccia controllare il biglietto. Ma perché non posso stare seduto qua? Oh, frate, cosa? Senta, mi dispiace, ma il suo posto è quello. Ma scusate, ho seduto qua, sono seduto là, la differenza dove sta? Voi che lavoro fate? L'hostess! Non è hostess, se sono assettata qua, sono assettata là. Ma guardate. Senta, si accomodi che tra poco parte la dimostrazione. Ah, vendete pure le pentole. Salve! Salve. Comunque piacere, io sono Alba. E infatti, quando fai urna? Ma ci manca solo che oggi incontriamo qualche turbolenza in quota. No, signore, non dovete portare male. Dice, non mi metto a paura di pigliare l'aereo, frate, cosa. Oh, sta iniziando porta a porto. Buongiorno e benvenuti sul volo diretto al Principato. È il comandante Schettino che vi parla. Schettino! Ma porti gli aerei? Cioè, è rimasto nei trasporti. Oh, in Italia funziona così, spazzano una parte e mettono un'altra, spazzano una parte e mettono un'altra, spazzano una parte e mettono un'altra. È proprio lui oppure un frate? No, e non sono neanche un suo lontano parente. Ah, rispondo pure. Certamente. Dunque vi darò alcune informazioni sul viaggio. Stiamo attendendo l'autorizzazione al decollo e saliremo ad una quota di 16.000 piedi. Guarda che puzza. 16.000 piedi, e come si fa? Ma che dice, signore? Sono altri capito? Piedi. Non sono nemmeno i piedi nostri, ma sentiamo puzzi l'altro. Vabbè, dunque, il tempo di volo sarà di circa 2 ore. Il tempo è sereno e se non sarà sereno si rasserenerà. Sei sereno. Grazie. Il personale di bordo vi sta indicando l'uscita d'emergenza. Mamma mia! Ci facciamo male! In caso di emergenza, seguire il sentiero luminoso. Ma lo stai, in 90. Si accende solo in caso di emergenza! Frate, ti ha calmato. Sono calmissimo. E ti vengo a pigliare addosso e stai. Sono nella cabina. E cambio di costume, ti vengo a pigliare fino a là. Ma cosa da pazzi. Per ulteriori informazioni consultare il libretto posto dietro lo schienale di fronte a voi. Buon viaggio e grazie di aver scelto di volare con la nostra compagnia. Ma quella compagnia, prossimo volta viaggio da solo. Mamma mia, signora, a me quando parte l'aereo mi si scioglie proprio tutto lo stomaco. Signora, posso andare in bagno, scusate? Ma prego. Grazie, ma... scusate. Mamma mia! Dove sei il bagno? Prego, in fondo sulla destra. Mamma mia! Mamma mia! Sono un pazzo. Oddio, che succede?
Esagerazione! Mamma mia! E vedo che non c'è stata una finestra, ma sono delle poche esagerando però! Sassa, prova! Si siede, sa, la maschera! Sa, prova! Il vice comandante che riparla a causa di una forte turbolenza, siamo costretti a cambiare rapidamente quota! Scusate, dove sta il comandante Schettino? È sceso un attimo! Schettino, è sceso un attimo! Via, via! I passeggeri del volo proveniente da Napoli possono ritirare i bagagli all'uscita numero 3. Mi raccomando, principessa, dovrà sembrare un incontro fortuito, un segno del destino, un colpo di fulmine. L'aereo è appena atterrato, tra poco Antonio De Biase andrà a ritirare il bagaglio. Mi raccomando, principessa, si ricordi di sorridere molto alle macchine fotografiche. Ma ci sono delle macchine fotografiche? Eh sì, una è nascosta là dietro e l'altra dietro quella colonna. Io controllerò la situazione da lontano. Si ricordi la valigia, principessa? Anastasio, mi scusi, ma lei rimane in zona, vero? Sì, io rimango in zona, ma mi raccomando, sorrida alle macchine fotografiche. Ecco. Anastasio, ma la valigia? È là, principessa, la valigia, è là. Mi perdoni. Non esiste proprio, la prossima volta faccio i viaggi col ventaglio. Mi sto a casa e mi scioscio. Mi scusi. Oh, ma che vuoi, ci deve stare tranquillo. Mi scusi. Ma credo! Ma sta bene? Mamma di tutti i Carmini! Può darmi una mano? Sì, sono brava a svaligiare. Mamma mia! E che tieni qua dentro? I vestiti. Con tutta la lavatrice! Mamma mia, ma lo sai che c'è proprio un viso conosciuto? Sì. Ma tu di dove sei? E Ponticello! Dov'è? A Napoli? Forse sei delle New House. Delle case nuove. Sempre a Napoli? No, secondo me, secondo te, secondi Gian. No, dico, secondo me, secondo te, secondi Gian. No, dico, secondo me. Secondo te? Secondi Gian. Hai visto? C'è una rota! Ho fatto cose. No, però anche tu hai un viso conosciuto. Forse mi hai visto uomini e donne, facevo trono. Forse, sì. Battuto cose, per fare due risate, cose. Ti giri un po'? Ah, sei viziosa. Volevo vedere il colore dei tuoi occhi alla luce. A me sono azzurri cefalo. Mamma mia, che tuono che stava c'è. Vieni che ti do uno strappo a casa. Vieni. Io abito dall'altra parte. Ah, e andiamo di là, ma quello è proprio anche ce ne fu. Vieni. Scusa, cosa stai facendo? No, è che ho lavorato tanti anni nella Folletto, e allora ogni tanto mi viene su fatto. Ma vieni, non ti preoccuparti, Oh, come pesa! Senta, mi dico un po', ma lei chi è? Cina me chi so? Sì, tu chi sei? Ma io? Io sono il maestro. Ti facevo il ciuavato. Signore, sì. Mi segue, venga. Sì, andiamo. Ma dove va? Signore, no, quella è l'uscita. Ah, quella da questa parte. Gate. Venga. Gate. Gate. Che cosa? Detto gate. Gate. No, da questa parte. Si capisce mai questo fatto. Signore? Venga, da questa parte. Ma cosa fa? Stavo salutando. Così? No, un po' più silenziosamente. Ah, più silenzioso? Sì. Ma non c'è bisogno. Ma non rispondono, si scostumano. Siete degli scostumati che non rispondete a un saluto, scostumati. Ma tutti quanti sono educati come lei, signore. 74! 56! 44! Cassaman, cazzo culo banana! Molto divertente, ma purtroppo non è la tombola questa. No, mi dispiace. Era così per fare le quattro risate. Venga, signore, si accomodi. Questo è il tavolo riservato. Ve lo appoggio, piano da dietro. Mm.
Io mangio a buffet. No, 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 non può. Io mangio in piedi. Ma non è possibile. Io mangio a piedi. No, signore, si deve sedere perché questo è mio dovere. Sì, ma non è mio piacere. Abbiate pazienza. Io mangio così. Ma che piacere? Guardi, lei non se ne accorgerà proprio. Ecco, sto sotto anestesia. Abbiate pazienza. Scusate, signore, la prego, si accomodi. No, ti voglio stare qua. Posso stare qua? Non è possibile. Non posso. Allora, guarda quanto che sta succedendo. Guarda. Dove? Che cosa? Ecco. Complimenti. Signora. Posso togliere? Sembra che è morto qualcuno. Ma certo, signore. Principessa. Oh, madame. Buonasera, Gustavo. Bellissima. Mi pare una pupata. Mamma mia, stasera ti porterei nel migliore albergo che ci sta. Cosa? Ti porterei nel migliore albergo che ci sta. Pure che devo spendere 30 euro. Non me lo fotta. Perché te lo meriti, sei bellissima. E tu ti lavi. Io me ne sono accorto appena sei arrivato, un odore che si sentiva. Tu ti lavi. Mamma mia. Grazie. Ti porto in un albergo, pensa, non chiedono nemmeno i documenti. C'è la privacy. Va bene. Dunque, i signori gradiscono un pezzo di Beethoven? Ma giusto un pezzettino, sennò ci abbuffammo e non ci mangiamo più niente. Va bene, va bene. Tu già sei venuto a mangiata? Eh? Già sei venuto, già spazzoliato qualcosa venendo? Già sgranocchiato qualcosa? La vuoi un'oliva? A vuoi un'oliva? A oliva, a oliva! A oliva, una oliva! Oliva, oliva! A oliva, una oliva! A vuoi l'oliva? Vuoi l'oliva? Vuoi? A oliva, una oliva! Non capisco! Una oliva, una oliva! Una oliva, una oliva! Sto chiedendo, una oliva, una oliva! Una vuoi una oliva? Una oliva! La vuoi un'oliva tuscolana? Ah, ascolana. E tu prenditi quella là e me la porti tu scolana. No, molto bene, signora, sarà fatto. Dunque, principessa, per prima serviamo gli escargot? Va bene. Va bene, monsieur? Per prima serviamo gli escargot? Se sono arrivati prima di noi. Va no. Bene, signora, non si preoccupi. Allora, signore, pomeri? Noi beva a sera, o pomeri non bevo. Ma trattengo. Allora questa sera Don Perignon? No, questa sera è Don Matteo. Già mi sono organizzato, ci metto sul divano. Cosa consiglia, Gustavo? Dunque c'è la nostra specialità. Orecchiette imbellutate di finocchi. Con un senso di carciofo. Si può avere una braciata? Ma veramente io consiglierei una bella tagliata al sangue. Contorno? Due cerotti. Gustavo, il vino? Al vino, principessa, vino DOP? No, io voglio mo. Ah, DOP? No, DOP, un vino voglio mo. Sì, vino DOP. No, io mi sono annunciando, voglio bevere mo, tengo sì. Sette mo. Sì. Un vino non lo voglio, DOP voglio mo. Ma il vino è sempre DOP? No, un vino può essere pure primo, limoncello è DOP. No, no, sì. Arimagnati del cantino! No, arimagnati del cantino! Non si agiti, signora, la prego, guarda, facciamo in questo modo, signore. Ecco, lei forse ha bisogno della carta? Non ho capito? Ha bisogno della carta? Sì, se vado in bagno ti chiamo, me la porti. Ma che bagno, signore? La carta dei vini! Vabbè, mi arrangio con quella, casomai. Cioè, si arrangia? No, signore, per l'amor di Dio, mi sa sentire. Allora, facciamo una cosa, tagliamo la testa al toro. Brava, almeno ci mangiamo qualcosa. Bravo. E la carne è fresca è buona, la carne di toro è buona. Perfetto, per non sbagliare io partirei con un Brunello di Montalcino. Pure un Pasquale di Casoria, basta, catanevai. Molto bene, allora io chiamo il sommelier. Chiama chi vuoi tu, ma io voglio stare con te. Il principessa, Marco, molto lieto. Io voglio stare solo con te, ma perché tutta sta gente? Ma chi è? È il sommelier, monsieur. Il sommelier, che fa? E sono qui per assaggiare il vostro vino. È cornuto, io ho pava e tu do viva. Ma che dice? Ma poi guarda il prezzo. Ma no. Guarda il prezzo, 1950. Ma non è il prezzo, è la data. È la data. Azza, è pure scaduto. Ma se non se ne vanno tutte e due, entrambi se ne devono andare. No, signore, per l'amor di Dio, ma stia tranquillo. Io voglio parlare solo con te. Bene. Principessa, arrivederci. Marco se n'è andato. E non ritorna più. Signore. Gustavo, ci lascia? Sì, il mio posto è là. E cameriere? Champagne! E che sei? Oh, principessa, voi avete messo le vostre cinque dita nelle mie cinque dita? Posso darti un bacio? Non ho capettato, ripetete, perché si è otturata la tromba di Auriccio? Posso darti un bacio? Principi, io faccio male. Venite qua, venite.
Venite qua, principe, vi faccio vedere il regno delle due Sicilie. Principe, io vi sciacquo molara. Ah, abbiù, t'hai fatta arragriare. Mamma mia, c'hai due labbra, sembri un labrador. Mi hai fatto sudare come un ciuccio. Mamma Antonio, mia. Antonio, mamma mia. Potresti non urlare possibilmente? Va bene, lo faccio a bassa voce. Che sei geloso, voglio, non hai fatto niente là. Sì. Perché ti agiti così? Perché la verità è che tu sei ricca, io sono povero. Sì, ma l'importante è essere ricchi dentro. Com'è bella sta frase, dice sempre chi tiene i soldi. Perché adesso ti muovi a scatto? Forse sarà l'effetto della pillola che ho preso prima, saranno gli effetti collaterali. Mamma mia, perché stai piangendo? Forse è il fumo della candela che sta salendo sopra. Ma te la metto qua, te la sposto. Sì, ma che è successo? Il fumo della candela. Ma te la metto qua, non ti preoccupare. Oh, dove l'hai andata? Lanciata via. Oh, frate, cosa? Antonio, vieni. Oh, ma non fanno cover stasera. Ma tu stanno facendo abbraccio, via, via. Ciambellano, non lo voglio vedere nemmeno come fidanzato finto. Ti avevo sottovalutato la potenza devastante della tamarraggine. Ma datemi l'opportunità, maestà, e porrò rimedio. Trasformerò il buzzurro in, diciamo, un principe abusivo. Questa sarà la tua nuova dimora. In che senso dimora? Nel senso che vivrai qua per qualche mese. Questa è semplicemente una dependance regale. Ma se non regala, mo piglia, basta che non si paga acqua, luce e gas, mamma mia. Ma tu sarai ospite della principessa. La principessa viene qua. No. Io posso andare dalla principessa. Ma no, non puoi mettere piedi al castello. E perché? Ma perché hai bisogno del bonon. E mettimi sto bonon, andiamo dalla principessa. Stanno trasendo i morti. Per entrare a far parte dell'aristocrazia. Ma parlata bene. Grazie. Avrei bisogno di un abbigliamento consono e recité l'etichetta. Ma io l'etichetta non me la tolgo. Bravo. Perché quando mi compro un vestito a 100 da sapevo prezzo. Bene. Oh, questi sono degli abiti che tu indosserai a seconda delle situazioni. Sì. Abito nero e da? Funerale. No, cocktail. Cocktail funerale, lo tenevano un coppo stomaco o morto. Questo cos'è? Questo è smoking. No, frac. Quest'altro lo riconosci? E questo è frac. Ma smoking, ne sbagliati due su due. Ma sono coerente. No, sei fetente. Lo smoking va indossato sempre dopo le ore 18. Sempre? Sempre. Pure se tengo fittato il campo di calcetto dalle 18 alle 19 devo portare lo smoking. Lo smoking è di rigore. E se di rigore lo metto nella borsa, così se sta nel rigore lo caccio, lo metto, tira e segna e vai. Ma qualche volta posso vedere la principessa qualche volta? Fino a quando dirai qualche volta no? Ma è possibile che ti mangi sempre le L? Ah, ripeti con me. Sì. Guarda il labiale. Sì. Il labiale. E ieri capite gabbiano. Ma che gabbiano? Tu hai detto guardi gabbiano. No, guarda il labiale. Va bene, va. Qualche volta. È facile. Qualche volta. Mi è piaciuto, è stato bello. Il labiale, qualche volta. Ma lo faccio io. Non vomitare. E che? La gallina. Avevi ragione, scusa, mi è rimasto qua. Se io tengo le adenoidi da piccolino non andiamo, non possiamo perdere tempo. Qualche volta. Vado dal barbiere e mi faccio la barba. Vado dal barbiere e mi faccio la barba. Poi torno a casa, mi tolgo un calzino e dormo. Torno a casa, mi tolgo un calzino e dormo. Mi sveglio, mi alzo e calzo il calzone all'alba. Mi sveglio, mi alzo e cazzo. Ma come cazzo parli, figlio mio? Ma non è possibile. Vabbè, scusa. Chi sono? I miei parenti. Antonio mio, come ti hai fatto bello. Uccinetta, mi
capito? Sei sempre bello. Ando, ando, ma da morì mamma, sono troppo contente da morì. A me, ma da morì mamma, e pure papà, sono troppo contente da morì. A me, ma da morì mamma, papà, zia, zia. E allora a me, ma da morì. Signori miei, ogni volta che vi incontrate è una strage familiare. Vi presento Lelluccio e Sasone. Piacere, signor peggiore. La ringrazio. Piacere, Sasone. Ah! Mia cugina Jessica. Oh, piacere. Oh. Andò, che sta facendo? Sta guardando l'orologio. Ah. Incantato. No, non si è incantato. Si è solo scaricata la batteria. Io E chi sto come si chiama? Chi sto si chiama Anastasio? Guai di schifeno, ma questo è il ciambellano! E chi stio ciambellano? Aiutato! Com'è bello qua, ma com'è grande qua, ma da morì, mamma. Benvenuto, Antonio. Mamma mia, è bellissimo qua, mamma mia. Grazie, ti piace? Qua, mamma mia, e che pelle che tieni, mamma mia, sembri un pellicano. Antonio, lui è il principe Gerez. Ah, allora, la macchina sta fuori, va contro il parcheggio, che stai facendo? Ti ci messo con portachiave, che ti no, Antonio. Che aspetta, signori, signori, il principe Gerez ci delizierà con la sua meravigliosa voce. Finalmente, finalmente. Ah, canta. Nessun dama. Si è sfrantumato, si è fatto addormire pure il proprietario di un canofilo. Ma non è buona prova. Ma te faccio sentire io una canzone, voglio cantare, siete pronti? Arpre e Magic. Faccio rap e scassa proprio tutto cosa? Cosa? Basta! Mi avete rovinato le certe giù! Ve ne dovete andare! Oh. Ora, principessa! No, papà! Io lo amo! Andiamo!
quella che vuoi, indifferentemente, tanto saccia che so, per te non so più niente. Che voce soave! Mamma mia, Ciambellò! Mamma mia, che paura! Le faccio così paura? No, è che così, all'intrasatta. All'intraché? Esatta. Che brava, sapete anche stirare. Per qualcuno lei è la donna ideale. Ma la donna ideale ha bisogno dell'uomo ideale. E qual è per lei l'uomo ideale? Il mio uomo ideale è Mastro Lindo. Mastro Lindo? E perché? E perché te non udì e fisico, non parlo mai e sapo fare servizio. E quindi? E quindi state zitto, scrivo da palestra e piglio sicchio. E vado. Ciambellone. Io sto scherzando, Ciambellone. Sapete, per il silenzio io sono una persona affidabile, con tutti i segreti che conosco qua dentro. Per la polizia sono 20 anni che mi occupo di questo castello e mi creda, non è uno scherzo. Per quanto riguarda l'educazione fisica, le voglio annunciare ufficialmente che da stamani ho cominciato a praticare jogging. Mi sono detta, Anastasio, devi arrivare là in fondo, dove c'è il monumento di Giuseppe Garibaldi a cavallo, 2,5 km. Ho cominciato a correre e dopo 10 minuti ho avvertito una leggera tachicardia, ho continuato e dopo altri 10 minuti, qui sul fondo schiena, una lingua di fuoco, mi sono detta, Anastasio, non demordere, devi tagliare il traguardo, ho corso ancora e dopo mezz'ora mi sono sentito battere dietro la schiena e mi sono girato, era il cavallo di Giuseppe Garibaldi che mi ha detto, ma se non venivo a prenderti io, ma quando cacchio ci arrivavi qua? Curioso, curioso. Ma cos'è questo buon odorino? Cosa sta cucinando, cara? Abbasta e fasula. Abbasta e fasula? Delicatissima. Cavasta miscata. Abbasta, oh my God! Arrivederci, Ciambellone. Abbasta, fasula, abbasta, mescata. Abbasta, mescata, abbasta, mescata. Abbasta, fasula, abbasta, mescata. Bravo, hai fatto scappare il cavallo. Ah? Hai fatto scappare il cavallo. Ma perché quando succede qualcosa è sempre colpa mia? Ma tu l'hai spaventato. La verità è che qua non si ride mai. Questo è un regno che è triste. Allora ogni tanto faccio le battute da prima, nessuno ride mai. Questo è un regno triste. Neanche tu non ti fai mai un riso. Non dico un riso, un sushi. Cioè non ti fai mai. Dai, facciamo un gioco. Facciamo un gioco io e te. Io faccio battuta e tu vediamo se ridi. Dai, proviamoci. Lo so, anche se il comico non è il mio ramo. Vabbè. Tronco. Vabbè, proviamo con. Andiamo proprio con battute, proprio il classico, vediamo se si ride, ok? Allora, ci stanno 3 napoletani fuori a un bar. Il bar si chiama Cellona. Cioè, stanno 3 napoletani fuori Barcellona. Questa non fa ridere, però la faccio per me stesso, mi fa ridere a me, è una cosa mia personalissima, mi fa ridere che Barcellona fa ridere. Comunque a un certo punto che succede? Stanno questi 3 napoletani che parlano, dice il primo, dice, mamma mia, pensa che la mia fidanzata stava leggendo Hansel e Gretel, siamo tornati a casa, pensa abbiamo avuto 2 gemelli. Dice il secondo, mamma mia, pensa a me, un giorno stava leggendo i 3 porcellini, sono tornato a casa e abbiamo avuto 3 gemelli. Dice il terzo, mamma mia, è meglio che corro subito a casa a fermarla, a me sta leggendo la carica dei 101. Va bene, per fare... Cioè, non ti fa ridere niente proprio, ma com'è possibile? Dai, ma vengo vicino, vediamo se ti fa ridere questo. Questo è bello, dai. Questa è una battuta, come si dice, di Disney, di Walt Disney. Cioè, praticamente ci sta un bosco incantato. In questo bosco incantato a un certo punto ci sta un lupo mannaro. Non si sa come sta là questo lupo, non si sa chi l'ha mannaro. A un certo punto dice il lupo, vicino a una papera, dove abiti? Risponde la papera, qua.
Ah, hai riso! Certo, un riso in bianco, un po' che merluzza e ci ricoveriamo. Più o meno è questa la risata che ti sei fatta. Però ti posso dirsi una cosa? Certo. Lo sai che ieri quando davanti a tutto hai detto che eri innamorata di me? Cioè io tengo ancora adesso i pili a spazzolino. Ma com'è possibile che da tutto questo tempo siamo insieme e ancora non c'è stata una carnalità, una simpatia? Cioè non abbiamo fatto una carneficina, una carne grigliata? Cioè com'è possibile? Non abbiamo fatto due giornali intorno all'albero? Com'è possibile? Che caldo. È normale, tieni questi stivali, stai facendo veramente la ricotta in quegli stivali. Ti toglieli questi stivali. Tu sei la proprietaria del prato. Ma toglierli qui? Sì, tu sei la proprietaria del prato, tu sei la pratoterapeuta. Tu decidi tu quello che vuoi fare. Tu sei la proprietaria, popie. Va bene. Pozzo. Sì, certo. Com'è bella questa pianta. Ti piace? Sì, questa è la famosa pianta gastrica. Gastrica? Sì. Non sapevo. È la lavanda. Questa cosa non la facevo da quando c'era mia madre. Lei era molto amata dal popolo, ma non ha fatto in tempo a dirmi il suo segreto. Forse il suo segreto è che riusciva a tenere i piedi nudi sull'erba fresca. Può darsi. Questo ciliegio l'ha piantato lei. Proprio è bello questo ciliegio. Mm-hmm. Piace? Sì, sembra un pesco, diciamo, di... Trovi? Sì, l'ho trovato, sta là, è proprio bello. Proprio sì. Bello quest'albero, sembra di albero bello, diciamo, di... Sento un po' trullo quando dico queste cose. Battuto, cosa, ma non è cosa. Però io se fossi in voi come famiglia, cioè. Fosti? In voi. È verbo, proprio verbo, è famoso verbo, sa proprio sull'enciclopedia due cani. Tre cani? Uno l'hanno lasciato sull'autostrada, tu non lo sai. Quindi io se fossi in voi, io prendessi le ciliegie, le schiattassi tutte queste cerase, prendessi un connetto, lo aprissi, mettessi queste cerase all'interno di questo connetto, lo mettessi in una vetrinetta, mettessi una grande scritta sopra il regno e vendessi i connetti. Sento quanta cliente che c'è stato. Principessa Antonio, abbiamo visto il cavallo fuggire, abbiamo temuto per te. Ma io sto bene e il cavallo ha voluto prendersi un po' di svago. Sì. Vieni Antonio, andiamo. Beh, ecco qua. Quella tamarata che hanno fatto ieri alla festa è stata davvero inqualificabile. Che brutta gente. Comunque, mi sono informato sul loro conto. La cugina sembra che voglia fare musical. Paradossale. E gli altri due li hai visti? L'abnorme e l'ab piccolo. E quello zotico che stai utilizzando per diventare famosa, quanto tempo dovrà tenersi ancora qui? Il ciambellano dice di tenerlo finché fa notizia. Quindi? 3 mesi, più o meno. Senti, lo so che voi siete fidanzati per finta. Sì. Ma io sono geloso. Ma di Antonio? Sì. Ma va. Perché? Non abbiamo niente in comune. È di un'ignoranza stellare. Io non riesco a capire nemmeno quando parla. Pensa che vuole mettere sul castello un'insegna con scritto connetti a mammellata. Come, scusa? Connetti a mammellata? Pensa, io non ho la E per eleganza, ma lui per ignoranza. Ho fatto cose. Beh, come mai non avevi gli stivali prima? Mi sono trovata così, per caso, ad accarezzare con i miei piedi l'erba fresca. Ma non è che per la fine ti innamori di lui?
È impossibile. Questa è una delle poche certezze che ho. Sì. Letizia, aspetta. Vieni qui. Cosa mi sta stretto, non riesco a camminare. Mica è facile trovare una cosa della tua misura. È che sono deforme. No, no, ma non è facile trovare una cosa della tua misura. Dove mi metto? Dove ti vuoi mettere? Se vestito da rosa, tu vuoi mettermi zio Pummarola. Mi vedi, sono nascosto? Ti devo sentire, non ti devo vedere. Sì, però qui c'è un problema, perché non c'è luce, non si vede niente. Ma non si poteva fare di giorno questa storia? Di giorno fa una dichiarazione, sembra una processione quando si mette tutta una casa. Dai. Ma io non posso sapere a memoria tutte le poesie di Jacques Prévert. Fatti luce. Ma come vi faccio luce? Col telefonino. Ma no, qui non c'è il carica batterie. Ma com'è possibile? Sei pieno di spine e non trovo un carica batterie. Dai, tu. Andiamo. Ah, declama una poesia ad alta voce, concentrati. Sono molto emozionato. I ragazzi che si amano si baciano in piedi. I ragazzi che si amano si baciano i piedi. No, i piedi! In piedi! Io sto in piedi! Ma no, tu ti devi alzare! E chi si addassa a te? Sono i ragazzi che si baciano i piedi! E chi schifa! E mi fai confondere! Contro le porte della notte! Questo è più facile! Contro le porte della notte! Antonio! Che ci fai lì? Ma questa è la mia camera! La tua stanza! Sì! Tu piuttosto che fai qui? Niente, camminavo nel regno giardino quando a un certo point ho visto questa luce e mi sono avvicinato, ho detto sarà forse l'abitazione di Letizia. Ed eccomi qua, sono qui per dindirindina. Io ti ho sentito. Tu stavi recitando Prévert. Tu conosci Prévert? Ma certo. Io amo Prévert. Anche io. Anche tu, già c'ha due like su Facebook allora. E conosci Chanson? Se conosco Chanson, caspita aspirina se la conosco. E consentimi di dire anche per dindirindina e anche wari se conosco Chanson. Se, non la trovo. Ma non la trovo, non la trovo. No, nel senso che nella mia testa c'ho un file con tutte le poesie. Il 5 maggio a livello, lu pianoforte notte. Eccola. L'ho trovata a Sevareto pianoforte. Che giorno è? È giovedì. Dai! È la poesia! Ah. Che giorno è? Che giorno è?
Giovedì. Ma ti metto pure tu, vai, va! Che giorno è? È tutti i giorni, amica mia. È tutti i giorni, amica mia. Ma che schifo. Schifo. È tutta la vita, amore mio. È tutta la vita, amore mio. E che non si vede niente, non si legge niente, che non si vede. Sai, io è come se sentissi, se udissi la voce di tuo padre. Vado a controllare. Io me ne vado. Non mi può lasciare così, mi servono le poesie. Sì, ma a me domani mattina mi serve una spirita, perché qui c'è un'umidità che ha bagnato tutte le pagine, non si legge niente e io mi ammalo. Ti prego, smettila e non dire niente a nessuno, per una volta. Shh, mangia la foglia. Antonio, sì. Non era mio padre. Ah, per fortuna, sai, fin quando non farà lo sviluppo e l'età, i primi dentini. Continuiamo? Volentieri, okay. Sì. Che giorno è? È sempre giovedì. Fornisce mai sernota. È tutti i giorni, amica mia. È tutti i giorni, amica mia. È tutta la vita, amore mio. È tutta la vita, amore mio. Amiamo e viviamo. Noi amiamo e viviamo. Amiamo, viviamo e siamo amati. Noi amiamo, viviamo e siamo amati. E non sappiamo, e non sappiamo che cacchio c'è non scritto sappiamo, qua. Non sappiamo, non sappiamo cosa sia Zia Rita. Non sappiamo cosa sia Zia Rita. Zia Rita? Ma chi è Zia Rita? La sorella della mamma. Ma no. Rita Prevert. Ma no. Sì, è Rita Prevert, che se l'ha cresciuta e si va sempre a casa. Rita. Ma Antonio, no, la poesia sì. Fa... La poesia fa... Non sappiamo cosa sia la vita. No, Zia Rita. No, che devi sapere che Jacques aveva Jacques Prévert aveva un nipote che era il figlio di Rita, e questo Jacques non era grande, era piccolino, era un Jacques Tin. E su Jacques Tin lo metteva sempre sulle spalle Jacques, soprattutto quando faceva freschetto per giocare, e questa è la vera storia di Jacques, you Jacques Tin. Conosco anche quella di Jacques Sharp e Capiel, ma te la racconto la prossima volta. E non sappiamo cosa sia il giorno, cosa sia il giorno, e non sappiamo cosa sia l'amore. E non sappiamo. È finita. Giù niente, c'è giù, è finita. Domani arriva roba nuova, fresca. Ma che bravo. Grazie. Io non pensavo che tu fossi così romantico. Pensa a me quando a San Valentino mi vedono i baci perugina, si mortificano, pensa un po'. No, scusami, è che sto tornando da un viaggio nel Qatar e mi è sceso il Qatar con tutta catarratta. Basta, io me ne vado. Io mi prendo una broncopolmonite. Dove vai? Ti prego, mi servono le poesie. Dove vai? Io sono una persona seria. Non sono un buffone. Insomma, andiamo avanti, va. Sei uno spiantato. Dove vai? Mi servono le poesie. Dove vai? Antonio. Sì? Stavi andando via? No, sai, controllavo delle volte la notte. Devo andare io. Era mio padre. Va bene, allora ci vediamo la prossima volta con calma, magari. Sì, magari. Okay. Va bene. Ciao. Però, Antonio. Sì? Prima di andare via. Prendo mezzo litro di latte, un po' che pane. No, dovrei averlo. No, io volevo chiederti. No, ma io dicevo per tuo padre. Sai, quello è piccolino, penso che se lo mette ancora nel biberon. No. Magari una mela che si può grattare. Hai voglia di recitarmi un'altra poesia? Ero certa che ti andasse. Sempre di Jacques. Jacques, sì. Oh. Voglio morire. Oppure vogliamo cambiare autore, magari un Gigi D'Alessio? Beh, sì, un Gigi D'Alessio. Però il nostro preferito è Jacques. Jacques America. Beh, questa volta però scegli tu. Sì, sì. A piacere.
a Rosiesciaca. Mi farò ispirare dalle voci del giardino. Il giardino sarà la mia musa e io sarò il suo musa. Io sarò il suo musaruolo. Sento scatarrare in questo giardino. Forse il mio viaggio nel Qatar avrà lasciato un'emozione. Questo giardino che è una risaia, non è un giardino. Si ride anche delle volte senza motivo, da soli. Forse si sta sfogando dietro qualche frasca. Non lo sapremo mai, ma io devo andare avanti. Grazie, mi dicono dal giardino. È un giardino gentile. È un giardino gentile. Là là. Sento un grillo. Forse sta arrivando il Movimento 5 Stelle. Questa la tagliamo, ma mi sovviene una poesia che si chiama Indifferente Monde. La poesia più o meno fa così. Però devo dirti una cosa, quando noi napoletani diciamo una poesia, in fondo c'è sta sempre un po' di verità. La poesia più o meno fa così. Fammi quello che vuoi, indifferentemente. Tanto saccia che per te non songa niente. E damma sto veleno. Non aspettare mano. Che indifferentemente si tu m'accira. Io. E non ti dica niente. Bellissima. Ma adesso so dove abito. E quindi magari qualche quindi magari quindi magari qualche volta. Verrò a darti la buona luna. Buona luna. Allora, com'è andata ieri sera con la principessa? Benissimo. Lo so, stamattina l'ho vista felice, tranne quando ha licenziato il bibliotecario, perché non ha trovato una poesia di Prévert, Indifferentement. E tu? Io cosa? T'hai visto che facevo brillando con mia cugina. Si nota molto. Ciambellà, ma da quanto tempo non fai l'amore? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Una domanda, ma Tutankhamen era ancora vivo? No, ma era morto da poco. Fammi sentire una frase d'amore. Cosa dici ad una donna se ti piace? Beh,
Tu sei la donna che più ha generato turbamento fin dal primo giorno che t'ho incontrata, eh? Ma vai, Jessica, già se ne è fiuto. E che devo dire? Tu devi dire una cosa tipo amore mio. Così d'amblè? D'amblè, flambè, come ti pare a te, basta che lo dici. Amore mio. Amore mio, con tre M. Amore mio. Bravo, continua così. Amore mio. Amore mio. Amore mio. Amore mio. E voilà. Non saranno troppo scuri? Sembro Silvan. Adesso ti ringiovanisco di 20 anni. Prima cosa fondamentale per ringiovanire è l'abbigliamento. Le luci stasone con me. Adesso cambierai le scarpe. Devo mettere... Ma saranno un po' pesanti queste scarpe? Questa è la famosa scarpa che respira. La cosa fondamentale quando torni la sera, non le mettere vicino al letto, altrimenti la scarpa respira e a te da manca all'aria. Sei pronto, Lelluccio? Lezione numero... Lezione numero uno! È morto Cardellino. E che vuoi da me? Quando muore l'uccellino a Napoli è come se morisse uno di famiglia. Devi piangere, ma devi piangere con il cuore. Devi piangere alla napoletana. È morto Cardellino! Di più! È l'Italia! Tu Cardellino che la voleva! È morto Cardellino! Di più! Grazie, grazie! Ma non avanti, tanto Cardellino! Che schifo! Com'è andata? Una schifezza. Bene. Lezione numero due. Sì. Devi sapere che è importante saper mangiare con le posate, ma soprattutto è importante mangiare con le mani. Oh, e che non ti puoi sbagliare. Grazie. Questa si chiama anguria. Anguria. Cocomero. Più conosciuto come omellona. Omellona. Ripeti, omellona. La L, non ce l'hai, la L. Vrai con tutta la buccia, con tutta la scorza. Bravo. E capita, ti abbassi a 90 gradi, sì, per mangiarlo. In una posizione che si definisce apitoff. Non ho capito. Apitoff. Apitoff. Sì, perché da questa posizione, anche se mangi, non cade il succo. Capito? Non ti va sui pantaloni, sulle scarpe. Questa è l'idea geniale. Il consiglio mio, quando mangi, tieni sempre il mignolo alzato. Perché, per esempio, se mangi salsiccia e friarielli, con questo mangi la salsiccia e con questo, se un friariello ti è rimasto in mezzo ai denti, caccia all'unghia, ti passa sotto a cianci e fru fru, fru fru. Ma è una cosa straordinaria! Sfacantala! Puoi anche camminare quando mangi a pitoff. A pitoff, si cammina a pitoff. Camminare, vedi? A pitoff, mi piace camminare a pitoff. Esatto. Grazie, grazie caro. Grazie. Lezione numero tre. Guarda, qua non si sbaglia, qui non si sbaglia. Dimmi. Per il napoletano il saluto è sacrosanto. Saluto. Siete pronti? Prontissimi. Allo, frate, fratelli, fratello, frataccio, fratame, cumagnimi, cumagnino, meglio, cumagnimi, cumagnino, meglio, cumagnino, frate, cucino, meglio, cumagnino, mia! Oh, un attimo, Frate, fratelli, fratello, frataccio, fratame, compagno mio, compagno rumeglio, compagno mio, compagno rumeglio, compagno frate, cucino rumeglio, compagno mio! Ma ciao, bello! Ciao, numero uno! Oh, numero uno! Bravo! Oh, numero uno! E a offese come sei messo a offese? Ho studiato, mi sono applicato. E allora offesa numero 5. Tu sei un scemo! Ma è tanto trattato! Beh, un sciampallo! Allora, potete ritornare. Ci vediamo dopo. Frank e Stein, ritornate. Grazie! Merci! Merci! Anto, fammi capire una cosa, ma tu perché mi stai aiutando, eh? È perché a me piace vedere le persone felici. Soprattutto si stanno inguaiato con te. Ecco. Sai, io ti devo chiedere scusa per quello che ho pensato, perché tu sei migliore di tanta altra gente che vive al castello. Ho sentito bene, ma mi chiedi scusa, Ciambella, ma io ti devo dire una cosa. Ciambella, ma tu fu sono povero come me. Padre operaio. Eh?
e madre ignota, ma non mi chiedere dettagli perché ho preferito non approfondire. Lo sapeva che devi via, questo è un segreto, non lo deve sapere nessuno che ha detto. Un segreto? Eh certo. Come se fossimo amici. Ma noi siamo amici, certo. Anzi, guarda, scrivi la lettera a Letizia, però lascia stai i libri, scrivi la parole tue perché è molto meglio, credimi. Io accetterò il tuo consiglio, ma tu accetta il mio. Dimmi. Stasera ti ho fissato un appuntamento con Jessica. Buona papata, ma! Buona papata, ma Jessica! Calma. Jessica, calma! Entriamo qua dentro, beviamoci qualcosa. Ma sarà ancora aperto? Proviamoci. Buonasera, noi vogliamo trasila. Mi dispiace, siamo in chiusura. Ma noi vogliamo bere soltanto qualche cosa. Se non è possibile, stiamo per chiudere. Tu si chiusce, mamma, e pata da messi in sé. È tanto trattato, fammi trasila. Mamma mia, Ciambello. Buonasera. Buonasera. Vai, salute. Sì. Fratelli, fratelli, fratello, fratacchio, fratabbe, compagno mio, compagno meglio, compagno mio, compagno meglio, compagno, frate, cucino, meglio, compagno mio, buonasera. Desidera? Che ti beva? Una capirina. Ah, brava anch'io. Sì. Due tachipirine. Sì, vabbè. Bustina o supposta la vuoi? Ehi, che ne? A supposto. O frate coso, frate coso, frate coso. Che ne? Se la femmina mia vuole la tachipirina, tu gli devi dare la tachipirina, se no io e lei ce l'andiamo a prendere in un'altra farmacia. Vabbè, Ciambello, ma io ho cambiato idea. È meglio una Coca-Cola. Anzi, una Pepsi-Cola. Sì. Ci sono steak, me ne vado a casa, me vado a Pepsi-Cola. Troppo assurdo. È troppo assurdo. È troppo assurdo. E allora ci mangiamo qualche nocciolina. Ci mangiamo qualche nocciolina. No, c'è nocciolo. Le noccioline no. Si mettono tra i denti. E che problema? Io tengo l'unghia del mignolo, li ripulisco tutti. Ciambellone, è meglio una pizzetta. Brava, mangiamoci una bella pizzetta a pitoffo. Ce la mangiamo tutte e due. A pitoffo. Ciambellone. Io stasera ti vedo tutto stranito. Sono quelle cose che capitano una volta nella vita, ti stravolgono l'esistenza. Che puoi fare? Ma perché? Che è successo? È morto Carpillo! Ciambello! Ciambello! Che c'è? Ma tu lasceresti tutto per scappare via? Sì, ma solo per amore. Lei lo sa che non è un gioco, lei mi fa sentire un fuoco, lei mi fa morire, ma chissà se ci sta. Mi batte in testa, mi sorride ma non mi basta, come lei non c'è nessuno, puoi vedere che io l'amo. Lui lo sa che qui nel cuore c'è qualcosa che si muove, lui lo sa che tremo, tremo di felicità. Oh, emozioni che non conosco. Se mi guarda io non resisto, solo noi due, che bello sarà. Non è un gioco, ma che gioia si dà. Ma chissà se ci sta.
emozioni che non conosco. Se mi guarda io non resisto, solo noi due, che felicità! Non è un gioco, amore sarà. Adesso voi non ci crederete, ma è la prima volta che mi innamoro di una ragazza così, davvero! Antonio, oh. Ti ha spaventato? No, sai, stavo controllando un po' le infrastrutture del palazzo. Oh. La verità è che c'è un po' un periodo che non riesco a dormire. Pensa che le pecore quando vogliono dormire pensano a me, è una cosa che non si è mai vista. Si guardano tra di loro le pecore e dicono: tu sei riuscita a prendere sonno? E l'altra fa: beh, beh, che ti devo dire, io c'ho il cuore che va a mille. Letizia, c'ho il cuore che va a mille. Anche il mio ultimamente va a mille. Sono giorni che non mi dai la buona luna. Tu vivi nel mio castello, ma non ti vedo mai. Non è che ti sei innamorato di qualche contessina? Ma perché pensi queste cose? Non riesco a capire. Ma tu non le devi pensare? Le contessine sono finte? Sono artefatte? Cazzo figa, cioè sono... A me piacciono le donne che accarezzano i petali con le mani, che si avvicinano, che sorridono. Questo è il momento del bacio. Quale bacio? È il momento in cui il principe bacia la principessa e vissero felici e contenti. E vissero felici e contenti. Ma il fotografo non c'è. Quale fotografo? Quello che ci sta tutte le volte quando ci baciamo. Letizia, so tutto. So tutto. Antonio, mi dispiace. Mi dispiace. Io mi vergogno. Ho sbagliato, lo so, ma te lo stavo per dire. Quando me lo dici? Sono passati 2 mesi, quando me lo dici? Non aspetta. Voglio essere più preso in giro. No, Antonio. Antonio, ascolta. Io potrei innamorarmi di te. Siamo diversi. No, non è vero, tu hai imparato a stare a corte. Io ho imparato i giorni tuoi, ma tu non hai imparato i giorni miei. E se ti dicessi di vivere i giorni miei, che faccia faresti? Lady, che faccia fai? Eh? Ecco quello. Lascia stare, ti siamo diversi. Che brutta parola è diversi. Perché diversi significa non amarsi. È l'amore che ci rende uguali. È l'amore. Questo cuore non sa più dove andare, se non c'è chi lo può guarire, se Dio ha deciso d'incatenarmi al tuo viso, fammi sognare almeno tu. L'amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vederti. L'amore
è quel nodo d'argento vivo che lega gli occhi al cuore in modo indissolubile. Tutto quello che si vedrà dagli occhi si guarderà dal cuore, e tutto quello che si guarderà dal cuore si vedrà dagli occhi. E adesso che so tutte queste cose, proteggimi, difendimi, voglio fidarmi di te ancora una volta. Amore. Che sia amore, dipingi il giorno di sole, i miei occhi pieni dei sarò un uomo migliore, io non voglio cadere più. Regalami un sorriso, già senti. È sempre strano quando finisce una storia d'amore, no? Io capisco che, una, che l'amore può finire, ma perché il dolore continua? Perché non si ferma? È una continuazione. Io una cosa vorrei perdere, volessi perdere la memoria, non volessi ricordare più niente, invece mi ricordo tutto, tutto quello che mi ha fatto io e Letizia, mi ricordo tutto e mi ricordo pure fatto che non chiama mai. Ma oggi ha chiamato? No. Neanche? No, niente. Niente, no. Anto. Chi è? No, sono io che con il metodo di Piazza sto facendo portare delle pizze. Ho detto che questo è uno studio medico. Mettiti un camice bianco addosso e dici che sei il dottor Ruotolo. Ruotolo, ok. Vai, Ruotolo! Ok. Mi arruotolo. Bene. Anto, mi hai preso le pizze, però per stasera non prendere niente perché ho fatto una bella pasta e patate come mi piace a te. La pasta ammiscata. La pasta ammiscata. E poi ti ho fatto il pesce. Quello contiene fosforo. No, non mi porto a loro. Il fosforo da memoria. Non voglio ricordare niente. Comunque adesso andate via. Voglio restare solo. Con la cuginetta mia. No, che malinconia. Jessica, andiamo, lasciamolo solo, è meglio. Andiamo. Sono arrivate le pizze. No, non dovete parlare con me. Devo parlare con quel signore con il camice bianco che sta fuori, no, con me. Ma con il metodo De Biase non serve pagare. Sì, ma con il metodo... L'amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto, anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vederti. Questo è il momento del bacio. E vissero felici. È contento. Ma dove hai trovato la pizza? C'era una pizzeria all'angolo. C'è solamente uno in fondo al vicolo. Sì, in futo a tutto. In futo! In futo!
magia. Sognare avere un nodo in gola mentre il mondo intorno gira e va. Il cuore sento già quell'emozione che mi sfiora, che tutto all'improvviso va a cambiare. Vorrei cantare insieme a te e stringermi di più in un abbraccio per augurare a tutti voi. Con questa magica atmosfera tutti i sogni tuoi puoi realizzare. Il cuore senti già questa splendida serata, tutto all'improvviso può cambiare. Vorrei cantare insieme a noi.